E bentornati sul canale. Oggi sono qua perché vi voglio mostrare i miei acquisti fatti con i saldi. Sì, Gio, ma c'è poco da gioire perché non c'hai un euro e quindi non puoi spendere niente. Sì, è vero, effettivamente quest'anno, nonostante ci siano tantissimi sconti veramente interessantissimi, sono qua che mi sto mangiando le mani. Purtroppo, o forse per fortuna, non mi sono dedicata tantissimo ai saldi, quindi non ho fatto spese folli, sono molto fiera di me, non so per quanto riuscirò a mantenere questo self-control, spero fino a quando i saldi terminino. Ma prima di cominciare e di farvi vedere che cosa ho acquistato con i miei saldi, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di cliccare sulla campanellina che vedete, così non vi perdete nessun video. E poi di seguirmi anche sugli altri social. Se vi piace lo shopping, se vi piace la moda, mi trovate su 21 Buttons, dove posto tantissimi outfit e in questo periodo sto postando i capi d'abbigliamento che più mi piacciono e che troviamo appunto nei negozi scontati con i saldi. Quindi non perdetevi l'occasione di accaparrarvi magari gli ultimi capi di abbigliamento che sono rimasti disponibili, perché ormai le cose più belle sono tutte esaurite. E in più mi trovate anche su Facebook, ho sia la pagina Facebook che il gruppo. La pagina si chiama Chiacchiere e Rossetti come tutti gli altri social, mentre il gruppo, dove potete interagire anche voi, dove potete scrivere, postare le foto di quello che più vi piace, di prodotti che state provando, si chiama Chiacchiere e Cosmesi. Quindi mi raccomando, fate richiesta appunto per entrare a far parte del gruppo, così ci possiamo scrivere tutte insieme e ci possiamo dare consigli. Ma detto ciò, ho ricordato tutti i social dove mi potete trovare, passiamo finalmente a tutti gli acquisti che ho fatto con i saldi. Primo sacchetto, e te pareva, Stradivarius. Sapete che ormai per me è un posto familiare, è un po' come la mia seconda casa, non so perché, ma ogni volta che vado da Stradivarius sono certa di trovare qualcosa che mi piace. Infatti è difficile riuscire ad uscirne a mani vuote. Vi faccio vedere due robine che ho preso appunto con i saldi, e la prima cosa che vi faccio vedere, sono contentissima di averla trovata in saldo, perché generalmente le cose che mi piacciono non vanno mai in saldo, perché magari sono articoli di nuove collezioni che escono poco prima dei saldi e non vanno mai in saldo. Mentre invece questa bellissima felpa, non ci potevo credere quando mi sono avvicinato, visto che aveva il cartellino arancione, è andata in saldo. Ed è una felpa fatta così. Adesso non mi vedrete più, ma vedrete solo la felpa. Ed è stupenda. È di questo marrone tipo sabbia del deserto. E ha questo gatto qui in rilievo con tutte queste pagliette e con anche le perline, che per me è veramente qualcosa di stupendo. C'è scritto sotto Feline, diciamo che è una felpa che è un misto tra le felpe appunto di Kenzo e Celine. Quindi secondo me hanno fatto questo connubio, hanno preso ispirazione da questi due marchi e hanno creato appunto questa felpa qui, che è veramente bellissima, carinissima. All'interno è anche un pochettino felpatina, quindi per le freddolose croniche come me va benissimo. Questa qui costava 12,99 euro, quindi di per sé già non costava tantissimo, e l'ho pagata 9,99 euro perché c'era il 23% di sconto. Sono stata contenta perché ho trovato anche la taglia, ragazzi. Sì, perché non è detto che, cioè, bisogna avere doppiamente culo, scusatemi la parola, perché bisogna riuscire a trovare quelle cose che ci piacciono in saldo, perché come vi dicevo prima, non sempre le cose che ci piacciono le mettono in saldo, e se le mettono in saldo non c'è mai la taglia, quindi veramente sono stata proprio baciata dalla fortuna. Ah, poi ho portato a casa anche un attaccapanni di Stradivarius. Non è stata una cosa volontaria, ragazze, ma avevo riempito il carrello della spesa, perché poi dovevo andare a fare spesa con un sacco di cose da provarmi, e si vede che appunto uno di questi è scivolato da uno dei vestiti o comunque delle cose che avevo provato, è rimasto nel carrello, nessuno se n'è accorta, io non me ne sono accorta, la ragazza alla cassa, quando gli ho dato tutta la roba, non se n'è accorta, e quindi mi sono portata a casa uno di questi di Stradivarius. Poi ho fatto incetta di t-shirt,
perché le t-shirt per me non sono mai abbastanza, cioè io non so per quale strano motivo, ma io le uso veramente con tutto, perché le uso con le gonne, le utilizzo con i pantaloni, con i leggings, quindi veramente non sono mai abbastanza. E ho trovato diverse t-shirt con delle stampe, comunque delle cose molto basiche, che poi sono quelle che si utilizzano sempre di più, che sono davvero molto carine, come per esempio questa qua, fatta appunto in cotone bianca, e ha questa stampa qui che è carina, già la vedo appunto con una di quelle minigonne in finta pelle, oppure con gli shorts appunto in finta pelle, lo stivaletto, una giacchettina sopra, un blazer, e veramente create subito in poco tempo un outfit veramente molto 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 carino. Questa è fatta così e dietro c'è scritto "Your time is now, no one understands us like us". Questo qui è una XS, non l'ho mai provata. No, ma questo ciuffettino che si intravede qui, ah, ragazzi, portate pazienza. Tra l'altro appunto mi sta scivolando la fascia. Ok, ce la posso fare. Ma perché ogni volta che faccio un video si deve aggiungere un livello di difficoltà? O mi scivola la fascia, o fa caldo, o mi cadono le cose. Comunque dicevo, questa t-shirt qui costava 9,99€, l'ho pagata 5,99€, c'era il 40% di sconto. Poi, simile a quella, ne ho preso un'altra, questa qui nera, e questa qui nera comunque al tatto è leggermente diversa dall'altra, perché ho notato spesso che capi d'abbigliamento appunto neri hanno il tessuto leggermente più durino, quasi sicuramente appunto dipende dal colore, ogni colore poi dà al capo d'abbigliamento una fattura diversa. Comunque, magliettina anche questa nera, anche questa costava 9,99€, l'ho pagata 5,99€, ed è carinissima perché c'è scritto "I'm having a bad day, thanks for understanding", c'è scritto "sto avendo una giornata molto difficile, grazie per la comprensione", e penso che questa maglietta io la potrei indossare ogni giorno, perché ultimamente ma è una gioia. Comunque carinissima, guardate, mi è piaciuta subito quando l'ho vista. Ah, ecco, mi sembrava che me ne mancasse una. E poi, in ultimo, ho acquistato questa qua, marroncina. Non so perché, ma mi sono un pochettino fissata appunto con questi marroni qua. E qui c'è scritto "Monday is cancelled", quindi il lunedì è cancellato. E dietro c'è scritto "Monday should be optional, can we restart the weekend?", quindi il lunedì dovrebbe essere un'opzione, possiamo ricominciare con il weekend? Magari, anche se devo dire che a me non cambia niente perché io lavoro anche nel weekend, quindi ciccia. Comunque la scritta dietro è così, e mi è piaciuto questo accostamento appunto di colori, il giallo, il marrone, e questa stampa qua fatta così in grigio. Poi altri capi interessanti su cui avevo messo gli occhi già da prima di entrare nel negozio, perché avevo sbirciato sulle app che cosa ci fosse in saldo oppure no, sono le sciarpe. Io ho una grande passione per le sciarpe, per gli sciarponi, quelli belli voluminosi, belli caldi, belli coccolosi. Sono rimasta lì un 5-10 minuti a guardarmeli tutti, a dire "prendo questa, ma sì, poi prendo anche questa, no, ma magari questa no, prendo quell'altra". Insomma, alla fine sono uscita con questa sciarpa qui immacolata, che adesso non so come vi farò vedere, ma in qualche modo, un modo troverò, vedete, è immacolata e è declinata in questi tre colori. Questo color sabbia, questo qui giallo e questo fucsia. È veramente carinissima e secondo me queste sciarpe qui sono veramente un'occasione, perché da 17,99€ questa l'ho pagata 5,99€, quindi c'era il 66,70% di sconto. In generale appunto questi sciarponi non costano mai meno di 20€, non dico che sia una cifra insostenibile, però insomma volete mettere appunto pagarla 5€ anziché 17 o 20? E poi ultimo acquisto, vi direte "ma come, è già finito?" Sì ragazze, ho fatto una promessa con me stessa e mi sarei impegnata appunto a non sperperare tutti i miei soldi nello shopping. Ho fatto un acquisto da ASOS che non ho ancora aperto, quindi ci tenevo ad aprirlo insieme a voi, perché voglio che vediate appunto la mia reazione in diretta e mi voglio riguardare anch'io una volta che avrò finito questo video, perché voglio vedere se quello che c'è qua dentro soddisfa le mie aspettative, perché a vederlo si tratta di un vestito, a vederlo appunto sul sito di ASOS e sull'app sembra veramente una figata,
voglio vedere se dal vivo è veramente così. No, non riesco veramente, ragazzi, a sopportare, scusatemi, questo ricciolino che fuoriesce qui, ok? E questo qui è un vestito che ho approfittato appunto dei saldi per acquistarlo adesso, perché quest'estate avremo diversi matrimoni, quindi un vestito per ogni matrimonio, povero il mio portafoglio, lo sento già piangere, quindi ho detto ma ne approfitto, guardo già adesso se c'è qualcosa di interessante con i saldi da poter acquistare, anche perché appunto prima dell'estate i saldi non ci saranno più. Quindi bando alle ciance, apriamo insieme questo sacchetto di ASOS e vediamo un pochettino se il vestito è carino e bello anche appunto dal vivo oppure era solo sull'app. Allora, il colore è un colore un po' sobrio, proprio da tuerimonia, cioè proprio non mi si vede, però è estate, quindi su questi colori qui appunto si può giocare bene. Spero di aver azzeccato la taglia, perché io ogni volta mi guardo la tabella, la guida delle taglie sui siti, ma c'ho sempre il terrore di non aver capito bene appunto e di sbagliare a prendere taglia. Quindi apriamo tutto quanto e vediamo insieme com'è questo vestito. Ok, a vederlo così ho paura che sia gigante. Aiuto, come faccio a farvelo vedere? Allora, procediamo per gradi. Vi faccio vedere la parte di sopra. Fondamentalmente, tac, è fatta così. Ha il corpetto con questo scollo a V un po' in pizzo e un po' in tessuto. Si allaccia dietro al collo, in pratica si mette così, con i fiocchi, e poi appunto, vabbè, ve lo faccio vedere indossato che facciamo prima. Ok, allora, adesso salgo sulla sedia e vi faccio vedere più o meno a grandi linee. Il vestito è così, questa è la gonna dietro, adesso vi faccio vedere tutto. Questo è come è dietro, allacciato così, ci ho messo un attimo per capire, comunque così, tac 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 tac, e stavo cadendo, il davanti è fatto così. Adesso l'ho messo alla belle meglio da sola. Comunque il vestito è così e devo dire che è veramente carinissimo, non ho neanche messo il reggiseno sotto, infatti devo stare attenta a non far vedere le ciliegie. Comunque è così e devo dire che è carino, eccolo. Tin, 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 tin. Oh, allora, eccomi ritornata qui dopo il cambio d'abito. Sì, ragazze, non ya potevo fa, mi sono legate i capelli. E allora, devo dire che sono molto contenta appunto del vestito. Pensavo veramente peggio, non so perché. Forse perché alcune volte mi è capitato di acquistare alcune cosine da ASOS, dei top, delle magliettine, che visti sul sito sembravano fighissimi e poi addosso sembravano degli straccetti, quindi avevo un po' il terrore di aver proprio sbagliato acquisto, e con un abito ci rimani molto più male rispetto appunto ad un top. Questo vestito qui costava 72,99€ e io l'ho pagato 25,49€, non ci potevo credere, infatti ero un pochettino prevenuta anche per questo, perché ho detto, caspita, è uno sconto veramente altissimo, uno scontone, quindi ho detto o c'è qualcosa che non va nell'abito, e invece devo dire che a me personalmente piace molto. Poi sarà da lavare, sarà da stirare, sarà da sistemare un pochettino, però per averlo provato subito così adesso, dopo aver aperto per la prima volta appunto la confezione dove era tutto schiacciato, devo dire che sono abbastanza contenta. Triste, perché sono già finiti tutti i miei acquisti. Comunque, ragazze, questi qua appunto erano gli acquisti che ho fatto io con i saldi. Spero che voi abbiate potuto spendere di più, abbiate comprato un sacco di vestiti. Oh, vi prego, scrivetemi giù nei commenti quali sono stati i vostri affaroni, la cosa di cui siete più contente che avete trovato appunto con i saldi. Bene, arrivati a questo punto del video, tra un po' mi scendono i lacrimoni, non mi resta appunto che salutarvi. Spero che questo video vi sia piaciuto, spolliciate, e ci vediamo presto sempre qua, ma anche sui miei social, con un altro video. Ciao!